Dopo la pace di Costanza che chiude la guerra tra Federico Barbarossa e i comuni vengono riconosciuti istituzionalmente come un soggetto politico tra gli altri soggetti politici dell'impero. A quel punto pensano di celebrare questo riconoscimento con un palazzo comunale apposta e anche di dimensioni rappresentative e si costruiscono i palazzi municipali. Dentro al palazzo municipale si svolgono, il palazzo municipale contiene un grande salone dove si svolgono le riunioni del consiglio comunale, diciamo, per usare un termine contemporaneo. Le riunioni del Consiglio Comunale che prima si svolgevano in una chiesa, non è che ci fosse la necessità di fare il palazzo Un municipale. portico, sotto un Sì, portico. su un portico, ma nella chiesa si svolgevano. È precisamente per solennizzarlo. Ora, l'idea è che accanto al palazzo municipale si fa una piazza, la piazza principale, che è la sede dell'assemblea, dove si riunisce l'assemblea, la quale assemblea è quella che legittima il consiglio che c'è là in alto. Allora si scava la piazza, si scava nel senso che si abbattono a volte degli edifici per fare la piazza. Allora c'è il palazzo municipale con la piazza. Che come sia fatta questa piazza non c'è ancora un'idea precisa. C'è un'idea di principio che ci deve essere la piazza dell'assemblea, ma quella che noi adesso, che per noi è evidente, che la piazza è il vuoto con intorno gli edifici. Allora non lo era per niente. Il Palazzo Comunale di Milano è all'interno di un cortile, c'è un cortile e in mezzo al cortile c'era il Palazzo Municipale con la loggia sotto, ma quella lì era in piazza, non si sapeva ancora. Persino quello reale. Sì. No, era così. La piazza di Cracovia, piuttosto che quella di Padova, hanno nel mezzo un grande edificio pubblico. Perché? Perché non si sa ancora esattamente cos'è la piazza. Poi pian piano si matura quest'idea che è uno spazio tendenzialmente quadrato, poi viene come viene, tendenzialmente quadrato, con i palazzi importanti schierati sul fianco. Ma sono cose che ci vogliono dei secoli, cioè adesso sembra tutto scontato. Voi vedete che è una piazza dove non ci sono negozi, vediamoci, queste indicazioni non sono proprio assolute, poi può capitare che ci siano negozi, ma non è una piazza fatta per avere i negozi, è fatta per essere una piazza della quale la città sarà fiera. Il palazzo, ecco il grande palazzo, questo è un palazzo privato, ma i palazzi privati, la dicotomia, l'opposizione individuale e collettivo che riguarda la sfera estetica della città non coincide con la sfera privato-pubblico, nel senso che ci sono edifici privati, il Grande Palazzo per esempio, piuttosto che il convento di San Francesco è privato dal punto di vista della proprietà, perché è dell'ordine dei francescani. Ma dal punto di vista della città è un tema collettivo, perché la città è fiera del convento di San Francesco o di quello di San Domenico, che costituiscono dei motivi di abbellimento alla quale tutti sono affezionati. E anche i grandi palazzi privati sono poi, come questo, fanno parte dell'immagine collettiva che noi abbiamo della città. Questo, guardate, la severità di un palazzo e poi anche questo è un palazzo architettonico, è tutto, vedete? E là dall'altra parte c'è la villa comunale, il giardino pubblico che è a sua volta un tema collettivo. I temi collettivi sono, continuo a sottolineare questo, sono gli stessi in tutte le città europee, andate a Trapani, andate a Edimburgo, vi mettete lì e riconoscete la piazza monumentale e quindi alla fine, certo, dopo 6 secoli che si parlava di fare delle piazze monumentali, le fanno. Questa è anche una voglia di piazza nazionale, nel senso che, poi vedremo meglio, ma nel senso che quando si costruiscono le nazioni,
viene in mente di testimoniare attraverso piazze speciali oppure attraverso degli ornamenti, dei monumenti, delle piazze, di sottolineare l'appartenenza della città alla nazione. È a quell'epoca che nascono le statue come quella, cioè si fanno statue ai figli della patria, di questa città, che si considerano intellettuali o politici naturalmente, che hanno dato un contributo fondamentale alla costruzione dello Stato o alla costruzione della cultura nazionale. Nel nostro caso è Telesio. Sistematicamente in tutte le città si tende a fare un monumento che testimonia il contributo che quella città ha dato. A volte lo si mette in una bella piazza come questa, che è già bella, a volte le si mette in una piazza apposta, che sono le piazze nazionali, dove ci sono anche spesso gli edifici delle banche. Nell'Ottocento nasce quest'idea che la ricchezza della nazione è la ricchezza delle singole persone, le banche diventano un edificio importante. Ecco che se noi scendiamo nella parte nuova troveremo un giardino che è anche una piazza nazionale, perché c'è il monumento ai caduti, e c'è anche una banca, perché è una piazza, la Banca d'Italia, ed è perché si addensano gli edifici caratteristici di una piazza nazionale.